Cesare Veronico, direttore artistico di Puglia Sounds, che cura il Medimex, Medimex che torna a Taranto con tante novità. Certo, celebriamo il ritorno alle manifestazioni come il pubblico se le ricorda, al Medimex che il pubblico ricorda. E quindi torniamo al grande live con Nikeva a Taranto, che abbiamo seguito per 5 anni, abbiamo tenuto contatti per 5 anni e finalmente siamo riusciti a portarlo al Medimex. È uno dei migliori concerti che si possono vedere dal vivo, è una figura prestigiosa, un poeta, considerato con Dylan uno dei migliori autori della storia della musica. È headliner di tutte le più importanti manifestazioni del mondo, quando c'è Nick Cave campeggia sui manifesti. Quindi il mio è innanzitutto un appello ai tarantini a fidarsi, a partecipare a un evento davvero di rilievo. Poi ci saranno altre iniziative come la mostra sui Pink Floyd con l'autore delle copertine storiche a partire da The Dark Side of the Moon, che racconterà questo periodo d'oro negli anni 70, negli anni 80, quando noi compravamo i dischi perché ci piaceva la copertina. È un'anteprima nazionale e anche europea, perché per le notizie che ho io non ha mai fatto mostre nel resto d'Europa. E quindi c'è la storia di cosa veniva in Italia mentre i Pink Floyd erano la band di punta a livello internazionale, e quindi parleremo del cantautorato, da Ivan Graziani, Finardi, a Battisti, De Gregori con Luca De Gennaro. Massarini racconterà la storia dei Pink Floyd e poi ci saranno incontri come Dito nella Piaga proprio giovedì sera alle 21, gratuito al Teatro Fusco. Insomma, appuntamenti con tutti gli artisti che hanno accettato il nostro invito a farsi conoscere meglio dal pubblico.